Basta, attività chiusa per protesta, oggi non lavoriamo per lo Stato. È uno dei cartelli che sintetizza al meglio la protesta dei titolari di partite IVA e dei commercianti, questa mattina scesi uniti in piazza. Le partite IVA non ne possono più, sono veramente stanche, siamo veramente tassati al 70% e non ce la facciamo più. È inutile dire che va tutto bene, come è stato dichiarato qualche giorno fa, perché non va tutto bene, si vede da quanta gente c'è qui in piazza. E l'adesione è stata forte, non sono solo commercianti ma sono anche artigiani, professionisti. Io credo che in questo momento storico la situazione sia veramente drammatica, siamo veramente alla frutta, non ce la facciamo più, abbiamo bisogno di sostegno, lo Stato ce lo deve dare. Al di là, diciamo così, della tassazione c'è anche il discorso del POS obbligatorio adesso. Lo scontrino lotteria, è una buffonata, siamo veramente alla follia. Tassazione, POS, ma non solo, anche la burocrazia non è sicuramente d'aiuto. E poi ci sono tutte le norme burocratiche che strangolano veramente le varie attività, ognuno conosce le sue. Con questa iniziativa delle partite IVA unite riusciamo anche a sapere un po' i problemi degli altri. E effettivamente è sempre più sconvolgente la situazione, perché sono balzelli e norme veramente dementi che non portano a nulla se non a costringerci a perdere delle ore per adempiere a tutte le cose burocratiche. Noi dobbiamo lavorare e lavorare serenamente. Commercio quindi sempre più in difficoltà, se si considera poi anche il problema dei centri commerciali. A risentirne le attività del centro, ma ancor di più quelle delle periferie. Sì, infatti noi rappresentiamo il CIV di Migliarina e anche a Migliarina purtroppo risentiamo delle solite problematiche che hanno in centro. Purtroppo in questo periodo sia il lavoro non va molto bene e naturalmente lo Stato non ci aiuta in nessuna maniera. Tra le cose evidenziate questa mattina anche una mancanza di sensibilità da parte di sindacati e associazioni di categoria. Noi abbiamo mandato io personalmente una mail a nome del consorzio a tutte le associazioni di categoria, a tutti i sindacati, devo dire la verità, non ha risposto nessuno. La mail era semplicemente per dire, per cortesia, informate tutti i vostri associati, diffondete questa manifestazione, protesta che avverrà il 20 di febbraio, un'informativa semplice, senza colori politici, apartitici, tutto. E solo la Confcommercio mi ha risposto invitando tutti i loro associati ed è qui presente oggi con noi al nostro fianco, che personalmente ringrazio, quindi ringrazio Martini e Bianchi per essere vicino a noi.